Bella raga, ragazzi, con questa Rayleigh, stranamente, incredibilmente, Oyoverse ci dà una Litecoin preview con i numeri non 2 minuti prima che esca la Litecoin. È fantastica questa cosa, vedo che facciamo progressi. Ora, se ci vogliono dare anche i valori delle Litecoin dei prossimi PC che devono uscire, ci fanno un favore, ma quello è un altro discorso. Andiamo a vedere la nuova Litecoin del Simulated Universe, Nihility 5 stelle, solita Reeling. E andiamo a vedere cosa fa e dopo facciamo un paio di considerazioni, ma abbastanza veloci, un po' di prime impressioni, cose così, perché la vedo anch'io adesso completa così e per la prima volta. Comunque, aumenta il break effect di chi la indossa del 20%. Quando chi la indossa fa la ultimate, aumenta tutti i dot, anzi, aumenta i dot che applica del 24% per 2 turni. Non è finita qui. Quando il target che ha i dot di chi la indossa viene sconfitto, chi la indossa rigenera 4 di energy. Adesso questa Litecoin è sicuramente interessante e ovviamente la prima cosa che ti viene da pensare è va un po' a giocare con fermata a livello di bonus, ok? Non esattamente così. Adesso, premesso che questi sono i bonus a S1, quindi qui probabilmente tutti questi valori qua saranno letteralmente raddoppiati ad S5, quindi 40 break effect, 48 dot fatti e 8 di energy rigenerata, ok? Ora, l'8 di energy rigenerata è incredibilmente forte e in caso decidiamo di giocare questa light con le nostre rotation potrebbero cambiare in base al fatto che usiamo questa Litecoin o meno. C'è da dire che però, attenzione che quando parliamo di 8 di energy extra rigenerata, quando siamo contro dei boss, questo effetto non esiste per noi, ok? Mentre per quanto riguarda il 40 break effect, si applica molto bene a tutte le mie Fanta build ibride, della quale parliamo ogni volta, insomma, almeno nei miei video per chi mi segue. E il danno fatto dai dot aumentato del 48% è sicuramente qualcosa che ci può interessare, ma sono un po' di considerazioni da fare. Quindi adesso andiamo nel Catalab e parliamo un po' di considerazioni su questa Litecoin, un po' più nel dettaglio, ma non. Ok, ed eccoci qui. Allora, come dicevamo, prima nota in assoluto, S5 dovrebbe darci 40% break, 48% danno ai dot, 8 di energy rigenerata se il dot, se un nemico con il dot applicato dai nostri personaggi viene sconfitto. Questo è molto importante. Stiamo attenti a una cosa: se i dot li applichiamo prima di fare la ultimate, questo non fa differenza perché il calcolo dei danni ai dot viene fatto al momento del turno dell'avversario e non quando vengono applicati. Questo è fondamentale, questo è tremendamente importante. Ho fatto un video su come funzionano i dot poco prima che uscisse Kafka, vi lascio il link in descrizione, vi consiglio di andarlo a guardare se siete interessati sull'argomento. Comunque, quindi se io ad esempio utilizzo la skill di Luca per applicare il dot e poi faccio la ultimate, questa Litecoin potenzia il danno del dot fatto dalla skill precedentemente. Ok, questo è importante. Quindi, se noi facciamo anche dei debuff come il calo di difesa di Pela o Silverwolf o buffiamo l'attacco con Tingyun dopo aver applicato il dot, l'importante è che questo buff, questo debuff, qualsiasi cosa sia, ci sia al momento in cui tocca all'avversario, perché è lì che avviene il calcolo del danno ai dot e non quando vengono applicati. Questo è molto importante. Adesso dobbiamo stare attenti anche a un'altra cosa: il danno aumentato ai dot dato da questa Litecoin e da fermata, da Eyes of the Prey e da Good Night, non vale per i dot applicati da Break Effect. Questo è importante. E l'unica cosa è che chiaramente dandoci Break Effect 40%, poi in realtà aumentiamo anche i danni dei dot che applichiamo da Break Effect, ma perché abbiamo più Break Effect, non per il danno ai dot aumentato detto alla Litecoin. Questo è importantissimo, va bene? Attenzione. E è importante saperlo a livello di calcoli, poi non ti cambia la vita in quel senso lì. No, beh, te la cambia perché se si applicava anche sui dot applicati a break effect, le build full break sarebbero state ancora più devastanti di quello che sono adesso. Ma questo dà sicuramente molto valore alle build ibride. Difatti, nei video precedenti abbiamo parlato di build ibride su Luca, abbiamo parlato di build ibride su Sampo, su Kafka.
e infatti così prendono ancora più vita, no? La possibilità di avere 40% di break effect in più su personaggi come Luca, Sampo, Kafka aiuta tanto in una build ibrida, o comunque aiuta a dargli quel pochetto di valore extra anche per quanto riguarda il rompere gli scudi. Quindi sicuramente si applica molto bene a personaggi così. Ora, il problema qual è? 8 di energy rigenerata quando un nemico che ha il dot applicato da chi la indossa viene sconfitto. È un valore che non è esattamente calcolabile perché dipende da che nemici abbiamo contro. Perché se la vediamo nell'ottica di ho due boss nemici ma questi due boss non spawnano dei mob, questo bonus è inutile. Ma se spawnano dei mob invece diventa molto carino, ovviamente, no? Abbiamo un po' di energy extra che ci viene data ogni X turni, non è niente male. 40 break effect è meraviglioso per eventuali build ibride e 48% di danno ai dot è meraviglioso sia per dei team con, basati sull'esplosione di Kafka, sia per personaggi che applicano con frequenza dot e magari lo fanno ad area. Quindi diciamo che non mi fa impazzire su Luca in generale, anche se 48% break effect, 48% danno di dot e 40% break effect su un Luca ibrido sono fortissimi a mio parere, quindi penso che troverà gioco anche con lui, ma essendo che applicare i dot ad area si sente molto di più su una lightcon del genere, anche per via dell'energy, sicuramente su Sampo e Kafka rende decisamente meglio. Ora, rende meglio di altre lightcon come Fermata, Goodnight, eccetera eccetera eccetera. Non lo so, lascerò fare i calcoli a chi fa calcoli precisi. A mio parere la differenza sarà minima, anzi potrei quasi dire che non mi sento di dire che è meglio di Goodnight e non mi sento di dire che è meglio di Fermata, ok? E più o meno penso che siamo lì, anche perché attenzione, è vero che questa lightcon ti dà più break effect di Fermata, ti dà più danno ai dot di Fermata, ma gli manca una cosa importante, ovvero Fermata e Goodnight aumentano anche in generale tutti i danni fatti ai nostri personaggi e non solo quelli dei dot. Quindi tutti i moltiplicatori della skill di Sampo, dell'ultimate di Sampo, dell'ultimate di Kafka, della skill di Kafka, eccetera eccetera, e aumenta effettivamente il danno fatto da questi personaggi Fermata e Goodnight, mentre questa lightcom non lo fa, aumenta solo il danno ai dot. Attenzione, e c'è una cosa da dire: Fermata ha Fermata ha la condizione che il nemico deve essere affetto da shock o wind shear, quindi diciamo che prima funzionava solamente su personaggi che applicavano dot vento e dot elettro, mentre questa lightcon funziona su qualsiasi tipo di dot e quindi aiuterà sicuramente personaggi nihiliti futuri che applicano tipi di dot anche al di fuori di quelli che abbiamo già adesso, ma in generale è possibile utilizzarla anche su Luca tranquillamente. Quindi è un'ottima lightcon nihiliti, soprattutto a tutte le persone a cui mancava magari una Good Night and Sleep Well con un super impose particolarmente alto, oppure non hanno potuto fare una fermata S5. Cioè, è veramente un'ottima lightcon. Ovviamente ricordatevi che arriva nel Simulated Universe, quindi per prendere l'S1 e per farla S5 avete bisogno di 14 coin, 8 per comprarle, poi sono 2, 4, 6... sai che sono 16 coin? 16 coin per portarla ad S5, ok? Quindi non so se ve li siete tenuti, avete fatto bene, se state già portando su altre lightcon, pazienzina. E non prenderei questa lightcon a... vabbè, dipende da come siete messi con i lightcon iliti, vedete voi se prenderlo o meno. Comunque, ultima nota, attenzione all'energy regen, ok? Attenzione, 8 di energy rigenerata di questa lightcon, come abbiamo visto prima. L'energy rigenerata viene solamente se il bersaglio muore con dei dot applicati da chi indossa la lightcon e non funziona su Pela e su Silverwolf, questo è importante. Ma se volete una lightcon break effect da dare a Silverwolf per aumentare il danno dell'entanglement, beh, potrebbe essere comunque una buona opzione, ma comunque vabbè, non lo so, non mi sento di consigliarla su Pela Silverwolf per questo motivo, d'accordo? E direi che per il video è tutto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa lightcon, su chi volete usarla. E per me è un'ottima lightcon free to play, chiaramente, quindi tanta roba, assolutamente tanta roba, ed è, sembra essere molto forte. Ovviamente non renderà meglio di altre lightcon, o non renderà
peggio di altre Litecoin, ma sarà più o meno allo stesso livello, apposta perché mi OIO sa abbastanza bilanciare bene queste cose qui. Difatti vedete che il danno aumentato ai DOT poi non è il danno aumentato da chi la indossa, quindi manca effettivamente una parte che la renderebbe totalmente sbilanciata sotto quell'aspetto lì, ma comunque è un'ottima Litecoin. Fatemi sapere la vostra. Ridò un benvenuto a tutti gli iscritti nuovi, grazie mille raga, mi fa strapiacere, e noi ci becchiamo alla prossima live o al prossimo video. Bella!